Siamo in Power Volley Academy con il presidente dell'Alias Power Volley Milano, Lucio Fusaro, il presidente degli Agosti dei Diavoli Rosa, per oggi annunciare in maniera definitiva l'intesa, la comunione di intenti che c'è tra Power Volley Milano e appunto Diavoli Rosa, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le finalità di promozione sull'eccellenza del settore giovanile. Allora, inizio dal presidente Lucio Fusaro, padrone di casa. Oggi viene ufficializzata appunto questa alleanza volta appunto a promuovere il lavoro che viene fatto sul territorio, una novità assoluta sul territorio della Lombardia. Le finalità appunto di questa iniziativa che ci vede coinvolti con i Diavoli Rosa, che è appunto una comunione di intenti, di valori. Ma questa è la cosa che mi interessa di più, cioè la comunione di intenti e di valori e soprattutto la valorizzazione di tutto il territorio giovanile che gravita intorno alle società. I Diavoli Rosa sono una società che non ha bisogno di presentazione, da sempre è sul territorio, da sempre ha fatto bene, lo scorso anno ha vinto dei titoli italiani ed è arrivata seconda, noi l'abbiamo fatto precedentemente, quindi la fusione fra il nostro settore giovanile Segrate, i Diavoli Rosa e sotto, diciamo così, l'egida della Power Volley, io trovo che sia una cosa straordinaria che se noi riusciamo a trasmettere ad altri diventerà una cosa importantissima. Presidente degli Agosti, allora questa è una novità molto importante perché ci sono tante eccellenze che testimoniano anche il lavoro svolto negli anni dai Diavoli Rosa, ma adesso c'è un'attenzione che è veramente trasversale perché inizia dalla Superlega con Power Volley, passa dalla 3 appunto con la vostra squadra, ma appunto coinvolge tutto il settore giovanile, una cosa direi proprio eccezionale. Sì, eccezionale. Noi avevamo la necessità di portare ai massimi livelli i giovani che riusciamo a tirare fuori dal settore giovanile, cioè Power Volley, la Superlega, era lo sbocco finale dei nostri giovani, dare un'idea di obiettivo per tutti, e credo sia la cosa più bella per uno che va in campo, gioca e ha l'obiettivo di una prima squadra che è in Superlega. Ci sarà un passaggio, magari in A3, forse in A2, chissà, dei Diavoli Rosa, e credo che a questo punto tutte le squadre giovanili possano pensare di approdare a livelli interessanti, insomma. Faccio una domanda ad entrambi e mi collego allo sfondo che avete alle spalle, perché l'obiettivo di ogni giocatore ovviamente è quello di poter arrivare in Superlega, magari di giocare in palcoscenici di questo genere. È evidente che però magari non tutti ci possono arrivare. Da questo punto di vista, però, l'importanza di questa alleanza sta anche nella cura, nell'attenzione che gli sforzi congiunti di Power Volley Milano e Diavoli Rosa daranno anche a quei ragazzi che magari avranno sì passione per giocare a pallavolo, ma che magari non arriveranno ad altissimi livelli. Questo è anche il senso di avere un settore giovanile importante che appunto fa attenzione al ragazzo inteso prima come persona che come giocatore. Presidente Fusaro. Insomma, qui siamo nella Power Volley Academy Sport and Work. Che cosa significa? Che noi abbiamo a che fare con dei ragazzi, in particolare loro hanno a che fare con dei ragazzi, il nostro settore giovanile ha a che fare con dei ragazzi, che non tutti diventeranno 2,5 metri e non tutti saranno dei campioni, ma tutti si affacceranno al mondo del lavoro. Quindi noi che cosa cerchiamo di fare? Loro di dare un'educazione sportiva come si deve, noi altrettanto ovviamente, ma assieme cerchiamo di favorire attraverso le aziende che sono partner nostre e loro la possibilità di inserire questi ragazzi gli ultimi settimane dell'anno, quando devono fare quell'alternanza scuola-lavoro, nella vita comune, nel lavoro che sarà comune. Quindi le due cose si sposeranno perfettamente, in campo e soprattutto fuori dal campo. Sicuramente fuori dal campo, perché prima di tutto bisogna crescere degli uomini nell'ambito sportivo dove ti insegna certi valori, quindi è chiaro che noi cerchiamo di dare il percorso migliore a tutti, cerchiamo di portare tutti al massimo livello che possono arrivare, ma soprattutto che una volta che hanno finito di giocare a pallavolo, nel mondo del lavoro ci arrivano insomma con un'esperienza sportiva di un certo tipo e spero anche con un'educazione di un certo tipo, quello che i diavoli da sempre fanno. Le squadre che scenderanno in campo l'anno prossimo si chiameranno Diavoli Power Volley e loro un augurio per la nuova stagione che possa ripartire. In bocca al lupo a queste A squadre, a entrambi entrambi, perché ne e a abbiamo tutti i nostri bisogno. ragazzi. Grazie. Sicuramente. Grazie.